Buongiorno mondo ingegnoso, benvenuti in questo vlog. Siamo in partenza per Siviglia, siamo all'aeroporto, come potete notare, l'ansia. Ma non solo per la fiera, per due cose, perché c'è il bagaglio con tutte le creazioni imbarcato, quindi io ho paura che tipo scompaia in un buco nero, si rompano tutte le creazioni, quindi adesso finché non arrivo in hotel e vedo che le creazioni sono sane e salve non starò tranquilla. E poi abbiamo scoperto che il mio posto è in fondo all'aereo e soprattutto lontano da lui. Non posso stare in aereo lontano da lui. Stiamo aspettando appunto. Che stiamo aspettando? Di andare sull'aereo. Di andare sull'aereo. Ciao! Siamo al manga fest! Sì, ho saltato tutta la parte dell'atterraggio dell'arrivo a Siviglia, poi dopo vi faccio vedere, c'è un clima stupendo, raga, stupendo, io voglio rimanere qui forever and ever. Però stiamo allestendo lo spazietto! Non sono felice, no! E questo è il mio pass e hanno scelto una foto molto molto fantastica. Guarda, fai vedere la tua. Cioè non è corretta questa cosa. Guardate Angelo quanto è buono, non è proprio corretta questa cosa. Siamo in fase di montaggio ed è tutto salvo, vero amore? Tutto salvissimo. Guardate, questo è l'espositore che ho fatto per le fiabe, non è ancora finito, dovevo ancora dipingerlo, però vabbè, ce lo facciamo andare bene così. E appunto ci sto mettendo tutte le fiabe sopra e ci sono anche tantissime fiabe che ancora non avete visto, vabbè. Le troviamo dopo. Sì, sì, poi ve le faccio vedere. Allora, abbiamo montato le lucine e vabbè, abbiamo messo la luce spenta giusto per farle vedere di più, però guardate che bello effetto. E abbiamo quasi finito di montare, questi sono i miei espositori che ho fatto io. Adesso ve li faccio vedere meglio con la luce, ok. Così non si vedono granché, però insomma danno quel tocco di magico che mi piace tanto. Abbiamo appena finito di montare questo stand e adesso ve lo faccio vedere più da vicino. E purtroppo qui fa freddissimo, sono super congelata, però sono molto molto soddisfatta del mio stand e ora ve lo faccio vedere. Allora signori, questa è la stoffa che ho scelto, che non lo so, è troppo un mantello elfico, l'ho amata e non so, mi sa di boscoso, quindi mi piace tantissimo. Allora abbiamo Elsa. Poi ci sono le lanterne e purtroppo molte non ve le ho mostrate e mi spiace tantissimo. E tra l'altro guardate, con queste luci si vedono benissimo tutti i glitter dietro. Avete detto luci? Il mio espositore l'ho montato tutto io, incollando i pezzi di corteccia, l'ho riempito di glitter olografici, di rametti, di muschio. Spero vi piaccia, per me è un grandissimo passo avanti. Sono le storie, questo l'ho dipinto io e ci ho fatto appunto questi supporti a mo' di libro. Conto tanto di migliorarlo questo. E ci sono tantissime storie che non vi ho fatto vedere in video, spero di riuscire a farlo. Adoro tantissimo questo di Tiana, e questo di Pocahontas, questo di Merida che si illumina tantissimo al buio.
poi c'è quello di Jasmine. Comunque la cosa più bella quando si fa una fiera è vederla smontata. Cioè smontata mentre si monta. E guardate qui, stanno montando la cabina del dottore. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Per una volta fatemi fare la fashion blogger. Questa è la nostra stanza, è tanto carina. Cioè, a me piace tantissimo. Io non viaggio molto, non vado molto negli hotel, ma mi piace davvero tanto. Questo è il bagno. Sono io. Yeah, it's me, Mario. La maglia di Crash. Ok, poi. E l'armadio, la stanza da letto. E guardate che mi ha accompagnata la mia amicorella. Non potevo lasciarla a casa. Prima cenetta. Qua ce ne andiamo sul pesante. Delicatissimo. Delicatissimo. Good morning. No, non sono zia Petunia, che mi sto facendo i capelli, i boccoli. Me li faccio in questo modo e con questa piastra. Adesso cercherò di truccarmi un minimo. Grazie ai consigli che mi avete dato voi su Instagram, e appunto mi avete detto tipo di non mettere la linea nera sugli occhi, ma di mettere solo in mascara, poi li metto solo il fondotinta e insomma mo vi faccio vedere. Ditemi che non sono l'unica che fa cose del genere. Io non lo so. Before? Moda Luigi XIV, ma ciao, cosa super bello. Allora, ci hanno dato dell'acqua molto molto particolare che sta nelle confezioni del latte. Vai, no, fammi vedere come si stiamo cercando di capire, sì, perché dice ok, premi qui, sto premendo, poi sto tirando, ma si spacca tutto, quindi guardate qui chi abbiamo. Questa è un'idea di Angelo. Qualcosa di carino al consueto bigliettino non toccare. E poi c'è lui, anche lui a fare da guardia del banco che controlla tutto. Guardate da lontano come sono carini. È vero amore, i miei bodyguard. Sì, ho finito. Allora vi porto a fare un giro. Di agenzia per cosplayer. Questi sono tutti vestiti. E guardate qui.
tipo dimostrazioni di karate, cose del genere. Un Legolas. Allora, prime impressioni. Ho sbagliato tutto completamente. Perché non so, qui Elsa è tipo la Madonna. Una divinità, dovevo fare tante Elsa. Vabbè, diciamo che io, avrete notato, ho puntato molto più sui miei personaggi, sulle fatine. Quindi fan art ci sono solo le storie e qualcosa di Sailor Moon. Tantissime persone si fermano vicino alla statua e dicono: oh mio Dio, Elsa! Ok. Quello in testa? La sacca a poche, fai dolci. Allora, andiamo a mangiare. Abbiamo capito che ordinare in un'altra lingua è difficilissimo, vero? Allora, praticamente io già quando vado nei locali normali ci metto 30 anni a leggere il menù e qui ovviamente molto di più. Poi ho una sfiga allucinante, cioè io vengo in Spagna e adoro la cucina spagnola e volevo qualcosa di tipico spagnolo. Siamo capitati solo nei ristoranti che vendono cose tipiche italiane, che poi non sono italiane, non sono italiane, però che palle. Vabbè. Allora, questa ve la dobbiamo dire. Abbiamo ordinato questo dolce che si chiama un brownie e fin qui tutto bene. Poi c'era scritto tarta brownie cioccolato con tossino di cielo. Con? Tossino di cielo. E stavamo ragionando su che cos'è questo tossino di cielo. Questo tossino di cielo è il caramello. Forse. Vabbè, qua è il caramello. Amore, assaggia, dai, assaggia. È quasi. No, è questo il caramello freddo. Questo è il caramello caldo, vediamo. No, che cos'è, marmellata? Cos'è? Beh, è buona. Sì, c'è un caramello alle noci, sembra. È buono. È buono. Dimmi, perfetto. Vai, vai. Allora, la mia colazione è super leggera e dietetica. Ho preso dolcetto al cioccolato, muffin al cioccolato, muffin al cioccolato, un breakfast tea, cioè almeno spero, perché è un tè rosso, di solito il tè rosso è il breakfast, e poi il latte di soia. Good morning! Stiamo andando al secondo giorno di fiera, che oggi inizia alle 10 e finisce... Gradi. Aspetta, mo ci arrivo. Comunque, a che ora inizia? Alle 10 e finisce? Alle 21. E finisce alle 21, cioè dura veramente tantissimo questa fiera, ma soprattutto portare avanti una fiera che dura fino alle 9 di sera è pesante, perché poi la sera non hai il tempo di fare niente, di fare un giro. E vabbè. Poi la temperatura ci ha fregato quando siamo arrivati, pensavamo fosse la temperatura più bella del mondo, invece... La sera a 8 orari c'è una temperatura, la mattina a 8 orari c'è una temperatura, tipo adesso stiamo congelando. Oggi in programma abbiamo il workshop e poi dovrebbero farmi anche una specie di intervista, non lo so, ma sarà per il loro sito sicuramente. No, no, è un'intervista. È un'intervista. Vediamo un po' come va, spero di riuscire a riprendere durante il workshop. Ho deciso di fare Elsa perché a quanto ho capito qui vanno tutti i pasti per Elsa e quindi alla fine mi sono decisa per fare Elsa. E magari domani fare Anna o una Lady Pancake. Non lo so ancora. Comunque, oddio, quanta gente! Ok, andiamo! Andiamo!
secondo giorno di fiera sta per iniziare. Avete visto la gente che c'era fuori? Entrando, ho morito di rocinette. Siamo molto carichi perché ieri ci siamo divertiti davvero tanto. È stato, cioè, anche se è durata fino alle 9, ma è stata molto meno pesante di tutte le altre fiere che ho fatto. Cioè, sì, amore, perché le altre fiere, tipo, arrivavamo morti prima della chiusura, che stavamo morti, che pregavamo che la fiera chiudesse. E invece qui no. Qui sì, ci faceva piacere andare a casa, però comunque è stato molto leggero, ci siamo divertiti, ci siamo fatti tante risate, quindi bene, speriamo che anche oggi sia lo stesso. E appunto questo è il regalino della mia fan. Poi appunto, come vi ho detto prima, dopo ci sarà il workshop. Andiamo bene. Cena, finalmente iniziamo a ragionare con i prodotti locali. Madonna, sto formaggio è potente. Che cavolo è? Bello, bello. E finalmente siamo riusciti nell'impresa di mangiare il prosciutto locale, che si chiama? Jamon. Semplicemente prosciutto. E io ho preso il mio amato sorriso. Chorizo, come volete chiamarlo. Comunque buonissimo. Aspetta, qual è questo locale? Così. È il mostro della cerveza. È il mostro della cerveza. È buonissimo. E praticamente tutti questi cosini qua, cioè questo praticamente è un panino piccolino fatto a metà. Guardate quanti ce ne sono. E costano tutti 1,90 euro. E poi appunto puoi prendere anche la, cioè non tutti, qualcuno più giù, di più. Praticamente ti possono portare il piatto pieno di questi panini tutti diversi. E a me piace perché così si possono provare vari gusti. Buongiorno mondo ingegnoso. Oggi è il terzo e ultimo giorno di fiera. Guardate, ieri non ho fatto il video alla fine, a parte quelli quando siamo andati. Che bel colore che hanno i miei capelli con questa luce. A parte appunto quando siamo andati a mangiare, perché avevo il cellulare super scarico, però mamma mia ragazzi, abbiamo mangiato troppo bene. Ma non abbiamo mangiato ieri. Ieri la giornata è stata davvero molto molto particolare, perché cioè fino alle 8 di sera, la fiera era aperta dalle 10 alle 9, fino alle 8 di sera allo stand non era passato quasi nessuno, cioè c'era tantissima gente, come avete visto dalle immagini, ma allo stand veramente non era passato quasi nessuno e chi passava comunque prendeva solo il bigliettino e stavo davvero tanto 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 demoralizzata. Poi hanno avuto problemi con il workshop, non funzionava bene la fotocamera, non funzionava bene il fornetto, niente, e quindi niente. Niente di niente, e quindi l'hanno dovuto, cioè, tipo cancellare, insomma. E oggi ci sarà appunto il workshop. Speriamo bene. Speriamo bene. Poi appunto dopo le 7 di sera si è presentato qualcuno finalmente, qualche altra fan, cliente, hanno acquistato anche persone che non mi conoscevano, quindi cioè, la cosa più bella è questa, perché anche quando io ho fatto Miniature Italia ad esempio, o tutte le altre fiere, da me acquistano solo persone che già mi conoscono. Per me è una grandissima vittoria in realtà quando acquistano persone che non mi conoscono, che non mi seguono sui social. E ieri appunto ci sono state anche queste persone, quindi insomma sono stata mi hanno risollevato un po' il morale. Principalmente penso di aver sbagliato un po' approccio, nel senso che io sono stata invitata qui per tenere i workshop, che poi non mi hanno fatto tenere. Lasciamo stare. E poi vabbè, per far vedere comunque le cose che facevo, eccetera eccetera. Quindi quello che, cioè io non è che stavo qui per vendere principalmente. Però per colpa di tutta l'ansia da prestazione derivata dall'essere invitata eccetera eccetera, ho fatto solo pezzi molto particolari, e pezzi molto particolari uguale pezzi non proprio economici. Prezzi molto particolari. Prezzi molto particolari. No vabbè, diciamo che cioè, il minimo che ho sullo stand è 25 euro. E purtroppo qui il target è comunque una fiera del fumetto, il target è molto molto piccolo. E il mio braccio sta andando in cancrena. E quindi questo, cioè, penso di aver sbagliato proprio a non realizzare anche
tipo degli orecchini o cosine da 10 euro, ma io non le faccio mai. Ma non è che non le faccio perché non voglio proporre cose a 10 euro, proprio perché io quando faccio cose semplici sento di perdere un po' il mio stile, cioè, perché il mio stile alla fine è tutto un insieme di cose, tutto un insieme di particolari, e se tolgo quei particolari mi sembra di non proporre una mia creazione. Ma comunque vabbè, siamo arrivati e vi faremo sapere come va oggi. Ciao! Ok, già che ci siamo vi faccio vedere anche il padiglione videogame. Signori, qui abbiamo un'alpaca che fa il twerking. Oh my god! Che bello cool! Aspetta! Balla! Ma voi non trovate una certa somiglianza? Io sì. Io la vedo tantissimo. Dai, su, torna a fare la guardia. Forza, vai. Para limpiar los restos de la pasta se utilizan toallitas húmedas. C'era mio fan francese.
inglese, giusto? French? Ok. J'adore ton travail. Je suis fan. Amo il tuo lavoro. Allora, siamo quasi alla fine della nostra giornata. E devo dire la verità, da quando ho messo appunto il post su Facebook, l'ho già detto, è andata bene. Io ho addirittura venduto la... la statuina, sono stata davvero contenta che l'abbiano preso e poi abbiamo venduto anche altre cosine, ho avuto una commissione dalla ragazza francese che vi ho fatto vedere, veramente interessante, infatti l'ho accettata perché è un quadro e ho detto no, ok, accetto la sfida, proverò a fartela e penso la finirò per fine gennaio. Per fine gennaio, veramente non vedo l'ora di lavorarci. Poi sì, cioè, ci stiamo divertendo, dai. Va bene. E ho fatto anche il workshop. Stai imparando lo spagnolo. Ho fatto il workshop, è stato veramente carino, anche perché non dovevo parlare direttamente con le persone, ma dovevo parlare con l'interprete. Quindi questo mi ha aiutato molto con l'ansia da prestazione. Guardate come si vede bene il glitter di Elsa. Questo l'ho notato adesso che stavo in piedi sullo stand. Cioè no, in piedi sullo stand, vabbè. Avete capito? Guardate. Nos encontramos aquí reunidos hoy para unirnos en el matrimonio. Ante todo, muchas felicidades a los dos por haber sido capaces de unirnos y casarnos de forma. Allora, queste sono le sue creazioni con i suoi design, giusto? Yes, they are mine. Ok. E presto farà anche le t-shirts con appunto le sue versioni dei personaggi. Oh, che carino questo di... Aspetta. Oh, che carino. Oh, cioè, hai unito il waff delle luci. Oh, bellissimo. Wow ragazzi, i cappellini delle case di Hogwarts in versione steampunk. Che cosa carina. Bellissimo. Andiamo a smontare. Originales. Originales. Originales.
Nachos e guacamole. E non lo so, però sembra molto buono. Muy bueno. Amore, amore, come sono? Parano bueno. Parano bueno. E questo? Comunque è standard. Questo è il guacamole. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la república. Ok, e questi sono i, vabbè, le fette di pane fatte in casa. Montaditos sono quegli altri. Allora, io ho preso, cioè vabbè, che ce li scambiamo in realtà, con formaggio e miele, e lui con il prosciutto locale, che mamma mia amore, è troppo buono, e il forchè, e una salsina, tipo, sì. Roquefort. La Roquefort. E adesso andiamo a camminare. Per forza. Per forza. Allora, dovete sapere, a titolo informativo per chi fosse curiosa, che qui le cerveza sono praticamente un misto tra i nostri bar e i nostri pub. Cioè, si beve, però... No, semplicemente volevo dirvi che sono delle birrerie in cui si mangia. Cervezzerie. Io ho detto, visto da... Vabbè, ok, qua mi vedete meglio. Allora, dicevamo, sono 3 giorni che praticamente mangiamo solo formaggi e salse con i formaggi, o formaggi in salsa. Cazzalumi. E salumi. Viva il colesterolo! E vabbè, però domani andiamo, se riusciamo, andiamo a visitare Siviglia. E ci siamo, cioè, Siviglia. Il centro storico di Siviglia. Centro storico. Ok. Effetto del colesterolo. Questo è il colesterolo che dà la testa. Cioè, noi beviamo acqua naturale alla fine. Però sembriamo 2 ubriachi. Che cavolo stavo dicendo? Sì, 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 sì. Comunque, domani può darsi che andiamo a vedere il centro storico e mangiamo qualcosa di leggero. Di legge, quello volevo dire, che ci siamo ripromessi di non ordinare niente con formaggio. Però ti ho detto salame, sì. No. Salame. Vabbè, mo vediamo, poi vi facciamo sapere domani. Prosciutto e formaggio. E vabbè, continuiamo a fare il nostro giro e poi andiamo a Nina. Ciao! Ciao!